fermarla ormai, quest'Italia che cambia siamo noi. Faccio parte della Comune di Bagnaia da 21 anni, sono entrato nel Comune di Bagnaia all'età di 47 anni, facevo allora, fra virgolette, il politico di professione perché avevo lasciato la scuola per un po' di tempo in quanto ero vicepresidente della provincia di Pesaro Urbino, assessore provinciale alla pubblica istruzione, eccetera. Molto impegnato dentro la fondazione comunista in quel momento. Ora, quello che mi preme dire è che l'idea di entrare all'interno della Comune quasi me la sono portata quasi da sempre, si può dire, perché ho fatto il 68, c'è stato nel corso degli anni 70 il desiderio di una vita comunitaria alternativa al capitalismo, abbiamo cercato anche io e mia moglie di mettere in piedi una comune insieme con amici, per fortuna non riuscì quel tentativo perché poi abbiamo fatto scelte molto diverse. E quando nell'87 per puro caso venimmo a sapere dell'esistenza della Comune di Bagnaia, ovviamente la cosa ci incuriosì e cominciamo ad avere dei contatti, però nel frattempo le vicende personali, politiche ci avevano fatto rimandare costantemente la scelta di entrarci, finché l'abbiamo fatta 9 anni dopo, cioè nel 1996. E a quel punto abbiamo deciso proprio di trasferirci alla Comune di Bagnaia. La motivazione, scherzosamente ho detto, ma non tanto scherzosamente, è stato quando nel 94 Berlusconi vinse le elezioni, allora ci dicemmo: se questo è un paese dove gli italiani in maggioranza votano un uomo simile, a questo punto vuol dire che le speranze sono veramente basse per poter cambiare quello che occorre, almeno cerchiamo di realizzare i nostri ideali così come li abbiamo vissuti. Questo è stato, la miccia, no? Però la realtà delle cose è che il desiderio della vita comunitaria ci aveva sempre accompagnato anche prima della Comune. La nostra casa era una specie di porto di mare, cioè sostanzialmente aspettavamo un sacco di gente, con tante persone cosiddette alternative e quant'altro. Quindi la scelta della Comune di Bagnaia è perché era molto vicina ai nostri ideali, quindi una realtà anticapitalista, una realtà che rifiuta la proprietà privata, che si pone il tema delle scelte che vengono compiute in maniera del tutto egualitaria, senza leader, assemblea è praticamente l'unico organo decisionale, in un ambiente che ci piace molto, che ci piaceva molto, e ci piace tuttora ovviamente, è un luogo dal punto di vista paesaggistico stupendo, ma quello che più ci interessa è una solidarietà attiva davvero notevole, sia fra di noi sia col territorio.